che bello! Un concerto. Gigi, ho bisogno di te. Sì, mia padrona. Voglio andare a questo concerto. Ciao! Posso venire io? Pure io, per favore. Ok, puoi venire, Draculaura. Sì! Certo, quello. Comunque, il teletrasporto è una magia pericolosa. Il teletrasporto per dove? Per il concerto, ma per il concerto. Cioè, non sono mai stata brava a teletrasportarmi, teletrasporto sempre nel posto sbagliato. E questo mi dispiace molto. Quindi ti consiglio di non esaudire, di non chiedermi di esaudire. Uffa, ma io volevo andarci! Desidero andare al concerto. Ma ora! Oh, come tu desideri, padrona. Cos'è tutta questa roccia? Non vedo nulla. Ma per fortuna c'è questa torcia, grazie al mio Aibara. Ma questo... Ma perché siamo nelle catacombe? Questo non è il concerto. Ve l'avevo detto io. Non è colpa mia. Quella sagoma umana. Eccola! Aiuto! Per tutti i pesci. Non mi devo farvi vedere. Scomparirò nell'ombra. Scomparsa nell'ombra! Ragazzi! Che cos'era? Che cos'erano quelle grida? Sembravano le grida di Laguna, Rebecca e Rochelle. Come fai a sapere che erano di loro? Io riconosco tutte le voci. Poi sei un genio. Appunto, genio anche nel senso che sono intelligentissimo. Comunque, che facciamo? Andiamo ad aiutarle? Sì, credo che abbiano di... Scusate. Draculaura, è solo Rebecca. È Rochelle, Draculaura! Ah no, l'ultima non ha fatto paura, camminava. È Laguna. Abbiamo visto un'ombra! Io ho fatto una foto con il mio viare. Questa, sai dirmi cos'è? Oh, è un'ombra, sembra un... sì, è un'ombra. Riesco a capire. Riesco a percepire la sua presenza vicino a noi. È proprio dietro di noi! Dove? Dov'è? Era qui. Adesso si sta spostando. Ok, esco fuori. Draculaura! Io sono Twyla Farp. Oh, ciao. Piacere. Twyla. Piacere. Ah, che sei bella! Sì, un quadro. Oh, ma sei bassa. Sì, ho 14 anni. Sei più piccola di me. Perché tu quanto ne hai? 416. Non sei invecchiata. E volevo dire, sei... Io ne ho 16, piacere. Sei bellissima. Oh, ciao, io sono Twyla. Io sono Laguna, tesoro. Vuoi venire ad abitare da noi? Già! Sempre tu a fare questa domanda, Laguna. Ti piace ospitare le persone, sei molto amichevole. Sì, lo so. Oh, grazie. Però vorrei... Se dovrei abitare proprio lì, vorrei una stanza al buio. Ce n'è una nel piano sotterraneo. Ok, ho già in mente come strutturarla e ho portato tutto il necessario. Si trova all'ombra. Poi la prenderò. Tanto l'ombra mi segue sempre.
Bene, possiamo andare? Non usiamo il teletrasporto, per favore. Che bello, un nuovo modello di... Io so un modo per Gigi, andare. Vieni un attimo. Io so fare pure un teletrasporto ombroso, tra virgolette. Gigi, desidero. Desidero questo. Scomparite desidero. Nell'ombra. Siamo scomparse nell'ombra. Ecco, siamo davanti a casa. Eccola. Andiamo. Oh, sei bravissima. Ecco la casa. Aspettateci, ragazzi. Gigi, intanto desidero qui. Oh, Claudine sempre che dorme. Claudine! Ci sono nuove arrivate. Claudine, sveglia. Bene, e dopo questo desidero... Ma quanti desideri fai, Frankie? Li sprecherai tutti così. Già. Già, ha ragione. Posso andare a fare la mia stanza? Sì. Oggi mente come... volevo dire, chi è quella specie di cosa buia? Ho visto buia? Un'ombra e basta. È Twyla. Ma bene. Twyla ha un'ombra? Ma... No, è lei l'ombra. Oh. Ma è l'ombra di chi? Di nessuno, credo. È un'ombra e basta. Frankie, ti è rimasto l'ultimo desiderio. Ah, sì! Un'altra cosa bellissima. Aspetta, ma io, quando ho avuto per la prima volta le lombre, sono diventata egoista, un po'. Ah. Ora so cosa desiderare. Bella questa stanza, mi piace proprio. Questo comodo letto. Ragazzi, creato principalmente da me. E ciò, esci fuori. E ciò, dai, puoi venire. Siamo riusciti ad avere una casa. E ciò. E quella è la tua tana. Si è raffreddato? No, io sempre ho avuto il raffreddore. Ah, ma chi ti ha dato la parola? Una ragazza di nome Venus. Venus, mi è familiare. Vabbè. Ah, che comodo questo letto. Anzi no, non ho voglia di dormire. Voglio leggere qualche libro. Stavo leggendo questo qui. Una morte improvvisa. Allora, ho finito. Hai già finito il libro? Sì, mi piace così tanto leggere che finisco in un baleno. Allora, qual è il tuo ultimo desiderio? Prima voglio tutte le ragazze radunate. Questo non è un desiderio, ovvio. Venus, vieni! Twyla, pure tu! Venus, tu hai dato la parola a Echu? Sì. Abby. Lui me l'aveva chiesto. Vorrei. Qualcuno, per caso Peretta è attiva su Monster Web? Credo di sì. Sì, eccola. Vuoi che le faccia vedere la scena? Sì. Ciao Peretta. Ciao. Guardate che sto arrivando. Guarda questa scena. Cosa? Sto arrivando. Sono già... sono già qui. Oh, sarà Peretta. Eccomi qua con una nuova acconciatura. Allora, che ne pensate? Oh, mi si è disfatto il boccolo. Vabbè, sembra un ciuffo arricciolato. Oh. Ciao Peretta! Ciao! Ciao Abby, ciao. Mi sei mancata soprattutto. Cosa dobbiamo fare qui? Stavo dormendo. Claudine, ti prego, non distruggere questi momenti belli.
Ok, ti stavo... Eccomi, dovevamo vedere qualcosa? Sì, questa scena. Sì. Didius dov'è? Non so, credo debba arrivare. Oh, perché? Dove è andato? Era andato al lavoro. Io sono qui. Io sono qui. Io pure. Cosa dobbiamo fare? Oh, sono Dius. Dius. Ciao, ciao, Operetta. Oh, sei tornata? Sì. Ben arrivata. Cosa dovevamo vedere qui? Non lo so, qualcosa simile. Abbi, vai più là. Vuoi restare sempre vicino a lui. Bene, siamo tutte presenti? Sì, siamo tutte qui. Sì, anche io. Allora, qual è il tuo ultimo desiderio? Desidero che Gigi possa restare a casa nostra e non essere più un genio. Grazie, Franky. Ogni tuo desiderio è un ordine. Come tu desideri. Vuoi una stanza? Ora puoi avere una stanza, no? Grazie. Vai nella tua stanza e al piano di sopra. Ok. Dove c'è tu? Oh, che bel divano! Oh, che bello avere una casa con delle amiche. Oh, credo che abbiamo reso felici un po' tutti. Sì!